Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Per chi non mi conosce ancora, mi voglio presentare, io sono Laura e benvenuti. Nel mio canale troverete delle piccole ricette semplici e veloci con poco contenuto di carboidrati e troverete anche dei dettagli riguardo la mia vita diabetica. Ho il diabete da circa 17 anni e oggi io vi voglio presentare il mio microinfusore di insulina. Perché dopo tanti anni di diabete, circa un anno fa, dopo aver studiato abbastanza tanto tanti tipi di microinfusore, ho deciso di mettermi uno anche io. Perché prima ero con le classiche punture di insulina e ho detto ok, proviamo e vediamo come va. Allora, ho scelto questo microinfusore, che per chi non lo sa cosa vuol dire, è una pompa di insulina. La mia è Ipsopump da Ipsomed. E prima di cominciare vi volevo dire che io non sono una dottoressa, non sono neanche un'infermiera, purtroppo, e non sono neanche la rappresentante di questo microinfusore. Ve lo voglio fare conoscere perché mi trovo davvero molto bene con lui. Spero di aiutare altri nella loro scelta e con tutto il cuore io consiglio questo tipo di microinfusore da Ipsomed. Perché tra tante funzioni che ha, a me mi hanno colpito i tipi di bolo che li può fare. E oggi ve lo volevo presentare. È una macchinetta piccolina, dopo come la potete vedere, ha delle dimensioni molto ridotte. È stata progettata anche per uso pediatrico, per questo è anche molto, molto piccolina e anche molto leggera. Ha un peso di 83 grammi. Con tutta la cartuccia di insulina piena e la batteria. E prima che dimentico, sotto il video vi lascerò il sito ufficiale dell'Ipsopump, così se volete andare a dare un'occhiata lo potete fare. Il microinfusore è tutto touchscreen. Ora ve lo accendo e ve lo faccio vedere. In questa parte avete il bottone di accensione. È così. E scorrendo da sinistra verso destra. La cosa che mi piace di questo microinfusore è che mi dà subito l'informazione sull'ultimo bolo che io l'ho fatto, così nel caso che io magari non mi ricordo bene o voglio controllare per essere sicura se lui ha erogato tutte le unità di insulina che me le ha fatte, vado semplicemente qui e vedo subito quante unità di insulina ho fatto. Questo microinfusore va abbinato con la sua applicazione che lo potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, che insieme sono due alleati molto forti perché è l'applicazione che ti aiuta a regolarti le glicemie in base a quello che mangi e le unità di insulina, perché nell'applicazione avete un suggeritore di bolo che vi aiuta a calcolare in base ai carboidrati e alla glicemia quante unità di insulina dovete fare e questa applicazione vi fa vedere anche quanta insulina attiva avete ancora nel corpo e con il Bluetooth vanno collegate insieme, così tutti i dati del microinfusore sono sempre aggiornati in tempo reale, nella vostra applicazione. Andate lì, avete tante informazioni, l'applicazione ve la farò vedere da vicino un'altra volta in un altro video. E cominciamo. Sullo schermo principale abbiamo le informazioni base, che sarebbero il livello della batteria, se il Bluetooth è attivato oppure no, il lucchetto, come potete vedere, perché è previsto di un codice per poter entrare nel menu. Avete data e ora, e come potete vedere qui c'è la A che sta per profile, perché questo microinfusore, ti permette di scegliere più profili, ha due profili. E poi ne parleremo e vi spiegherò a cosa servono e perché. 0,85 che sarebbero le unità di insulina che lui me li eroga ogni ora per 24 ore e non lo tolgo mai, almeno che vado a fare, non lo so, magari la doccia, allora sì, lo fermo, anche se il microinfusore è anche resistente all'acqua, potete andare in acqua insieme, in piscina oppure anche a mare. Io non lo tolgo neanche quando vado in spiaggia. Può stare un'ora in acqua, in una profondità non più di 1 metro. Ok, accendiamo, entriamo nel menu dopo che abbiamo inserito il codice di 123, molto semplice.
E abbiamo le prime icone del menu. Questo menu è previsto anche di un sottomenu e poi vi farò vedere. E abbiamo come prima icona coltello e forchetta, dove abbiamo i tipi di bollo che li possiamo fare, perché ha quattro tipi diversi di bollo. È stata la cosa che più mi ha fatto innamorare di questo microinfusore. Poi abbiamo la possibilità di scegliere il profilo, che sarebbe la seconda icona. Dove vedete scritte 47,2 nella terza icona, sono le unità di insulina rimanenti nella nostra reservoir, nella nostra cartuccia di insulina, e così lui vi avvisa quante unità avete, potete andare a controllare tranquillamente di là e sapete quando c'è bisogno di sostituire la reservoir. E oggi vi voglio spiegare la prima icona, che è la più importante per noi diabetici, sarebbe coltello e forchetta, sono i tre tipi principali di bolo, che noi ne abbiamo quattro e del quarto ne parleremo un'altra volta. Come primo tipo di bolo abbiamo il bolo normale, che vuol dire che io programmo di farmi l'insulina. E facendo con il bollo normale mi eroga l'insulina nel preciso istante che io gli faccio l'ok, che serve prima di pranzo, colazione e cena, quando dobbiamo fare il nostro bollo di insulina. Come seconda icona abbiamo il bollo che si chiama bollo prolungato, vuol dire che io li seleziono per esempio 5 unità di insulina. Facendo l'ok, mi trasferisce subito a selezionare il tempo in quale io voglio che queste 5 unità di insulina siano erogate nel mio corpo. E per esempio, li facciamo 2 ore. Questi sono solo dei esempi. Questo tipo di bolo ti permette di mangiare carboidrati lenti, perché arrivando più tardi nel sangue, tu sei coperto di una certa unità di insulina, perché lui le rilascia piano piano. Nel nostro caso, con il nostro esempio, abbiamo fatto 5 unità di insulina con un tempo di 2 ore, che vuol dire che l'ipsopump da solo mi divide le 5 unità di insulina nell'arco de delle 2 ore e lui le rilascia piano piano nel mio corpo. È una cosa molto utile, per esempio lo uso tantissimo quando vado a mangiare la pizza, perché essendo un lievitato ho bisogno di essere coperta molto più in là del momento stesso in quale io comincio a mangiare la pizza, per esempio che io prima facevo le classiche punture di insulina con la penna, e questa cosa non la potevo fare, almeno che mi facevo 2 unità prima di mangiare, poi andavo a farmi altre 2 unità di insulina, diciamo a metà pasto, e poi un'altra, sono solo dei esempi. Un'altra unità di insulina a fine pasto, invece di farmi 3 punture, così io ho l'ipsopump che pensa per me. Io gli dico quello che deve fare in quanto tempo e lui pensa a tutto. È come se io avessi un infermiere che pensa per me, così io ho la mente più libera e serena e non devo pensare a questo. Ok, andiamo avanti. L'ultimo bolo, il terzo, si chiama il bolo combinato. Ecco a voi. Il bollo combinato serve quando, per esempio, io ho la glicemia un po' più altina e mi devo fare delle unità per correggere la glicemia. Ok, però io so che il mio pasto arriverà, esempio, fra 30 minuti. Allora io facciamo l'esempio, sempre 5 unità e gli dico che voglio. Per esempio, per poter correggere la mia glicemia, che comunque l'applicazione con il suggeritore di bollo vi dà quante unità di insulina dovete fare per correggere la glicemia, quante unità di insulina dovete fare per il pasto, per i carboidrati che voi li dovete inserire voi a mano, e poi avete il totale di unità di insulina da fare. Per questo dico che insieme sono imbattibili, perché tu non puoi sbagliare, perché lui ti dà tutti i dettagli e ti fa tutti i calcoli e tu devi solo seguire quello che c'è lì. E allora, diciamo che dalle 5 unità di insulina che io li voglio fare, voglio subito 2, il che vuol dire che mi eroga subito le 2 unità di insulina. E gli dico che il resto delle unità di insulina li voglio in, diciamo, un'ora.
Facendo l'ok, lui mi dà direttamente 2 unità di insulina in questo momento e poi le altre 3 unità di insulina me li eroga nell'arco di un'ora. Questi tipi di bolo, che sono tanti e sono diversi e mi permettono di poter controllarmi meglio, mi hanno fatto scegliere questo microinfusore. Io vi ringrazio di avermi seguita, non dimenticate di iscrivervi al mio canale, per chi non lo sa è gratis, basta cliccare sulla scritta rossa che la trovate sotto il video dove c'è scritto iscriviti e per non perdere nessun video che andrò io a caricarli e cercherò di fare un video ogni martedì, da pubblicarlo per voi ogni martedì. E attivate le notifiche, che sarebbe il campanellino che lo trovate sempre lì piccolino sopra la scritta iscriviti. E attivandolo, cliccando lì e attivandolo, voi siete avvisati quando io pubblico un nuovo video. Vi ringrazio di nuovo e prima di chiudere vi volevo dire che in tutti i miei video, come in questo, sarà fatto il sottotitolo in inglese per chi magari ha bisogno di capire e di seguire tutto quello che ho detto in inglese. Così cerchiamo di fare la vita più facile a tutti. Come è riuscito l'Ipsopump a farmi a me la vita più semplice, cercherò anche io di alleggerire un po' i vostri pensieri e darvi anche la possibilità di avere un sottotitolo. Grazie di nuovo, un bacio a tutti, a presto!